Bella youtuber, sono MajorStrat00 e questa è la seconda puntata della mia rubrica Hardcore. I got a six pack and nothing to do. I got a six pack and I don't need you. Come avete visto, questa seconda recensione, questa seconda puntata la dedico a un gruppo assolutamente rappresentativo, nonché uno dei più importanti della scena dell'hardcore statunitense. Ovviamente, come avete visto, sono i Black Flag. I Black Flag hanno avuto una carriera che è durata dal 1977 fino al 1986, quindi 10 anni circa. E in una decina d'anni hanno percorso praticamente tutto il territorio degli Stati Uniti, anche il Canada, e sono arrivati fino in Europa e hanno lasciato un'impronta musicale irremovibile. I Black Flag, oltre a essere stati una delle prime hardcore band, hardcore punk band, c'è un dibattito in corso che non si sa se sono stati Black Flag o i Bad Brains il primo vero effettivo gruppo hardcore. In ogni caso, oltre a essere stati uno dei primi gruppi hardcore, a loro va anche il riconoscimento di aver modificato alla radice la struttura della musicalità, della musica hardcore in generale. Perché? Quando quasi tutti i gruppi, o comunque in generale le linee dell'hardcore, si basavano su canzoni alla Ramones con accordi semplicissimi e canzoni brevissime, i Black Flag hanno stravolto queste regole inventando un genere totalmente nuovo. Hanno in pratica ideato questo noise rock che per tutta la loro carriera si possono definire hardcore assolutamente, ma molto contaminati dal noise. Queste canzoni lunghissime con assoli atoni, assolutamente con la chitarra stridente di Greg Ginn e la voce prima di Keith Morris, poi di Chavo Pederast e infine quella di Harry Rollins, che con Harry Rollins i Black Flag raggiungeranno il loro apice. Tutto questo fa una delle band più incredibili, più famose, più riuscite, più durature e soprattutto più importanti dell'hardcore punk in assoluto. Il nucleo originario di Black Flag non ha ancora questo nome, si forma nel 1977 e ha il nome di Panic. I Panic si formano per iniziativa del chitarrista Gregory Ginn, un talentuoso chitarrista molto ispirato da musiche, dal metal inglese, di Black Sabbath e altri gruppi del genere. Assieme a lui troviamo un giovanissimo Keith Morris alla voce, che in seguito diventerà famoso poiché sarà il cantante dei Circle Jerks. Spot al basso, che è un dipendente della SST Records, che era la casa che si occupava di forniture elettriche dove lavorava Greg Ginn, e Mick Dole, un nome d'arte, che come batterista. E abbiamo questa formazione. Inizialmente i Black Flag ancora non si esibiscono in giro, i Panic scusate, non si esibiscono ancora in giro, ma si limitano a provare. Subito dopo, con l'entrata di Chuck Dukowski, famosissimo, grandissimo bassista storico della band, al basso, la band cambierà il nome in Black Flag, un nome suggerito dal fratello di Greg Ginn, Raymond Ginn, soprannominato Raymond Pettibone. Raymond Ginn si occuperà in seguito anche di disegnare tutte le copertine per le uscite, i CD, gli LP del gruppo, e soprattutto i volantini. I volantini di Black Flag erano immediatamente riconoscibili per l'incredibile qualità grafica, per questi fantastici disegni di Raymond Ginn. Dopo l'entrata di Chuck Dukowski, i Black Flag iniziano a registrare, registrano nel 1978 l'EP Nervous Breakdown, e dopo aver registrato questo EP decidono di suonare in giro. Il problema è che in quel tempo, nel 77-78, non c'erano molti club che li avrebbero accolti a braccia aperte, non trovavano terreno fertile per potersi esibire, di conseguenza
si infilavano in feste, in party, in qualunque posto, quando c'era una festa a casa di un amico, qualunque posto permettesse loro di suonare. La formazione di questo periodo, del periodo Nervous Breakdown, diciamo, con Keith Morris alla voce, dal vivo è strepitosa. Sono uno dei primi gruppi hardcore, di conseguenza vediamo Morris che grida le canzoni con voce straziata, come farà poi in seguito anche nei Circle Jerks. Gin, con quella di sua incredibile velocità di esecuzione, a suonare la chitarra, le pennate rapidissime. Queste prime canzoni non sono ancora nello stile proprio pieno di Black Flag, ma comunque abbastanza veloci per le canzoni del tempo. Comunque delle performance molto intense, e soprattutto l'attività di Gin, di Greg Gin e di Chuck Dukowski nel DIY, nel senso i Black Flag sono i pionieri del DIY. Lo stesso Gin fonderà in seguito la fonderà la SST Records, con la quale produrrà tutti gli album di Black Flag, e in seguito, quando si chiuderà il capitolo Black Flag, diverrà un importante produttore discografico, sempre a livello indipendente. In ogni caso, dopo poco tempo, alla fine del 79, Keith Morris lascia i Black Flag. Si dice per divergenze musicali, e anche perché Keith Morris in quel periodo si impasticava abbastanza, pippava abbastanza. Questo andava un po' contro il carattere sobrio, molto calmo e posato di Gin. Anche se Gin era un consumatore di marijuana, ma sopportava le droghe pesanti in generale, proprio per la sua personalità. Dopo la dipartita di Morris, i Black Flag fanno entrare tra le loro file Ron Reyes, che verrà soprannominato Chavo Pederast, in modo scherzoso. Con Chavo Pederast i Black Flag registreranno il loro secondo EP, che è Jealous Against. Jealous Against è un'evoluzione di Nervous Breakdown, ed è diciamo l'ultima escursione propriamente hardcore pura dei Black Flag. Dopo aver registrato questo EP, i Black Flag iniziano una serie di concerti, ma durante un concerto Ron Reyes abbandona il palco a metà concerto per l'eccessiva violenza che c'era nei concerti, e lasciando il gruppo senza una voce nuovamente. Come nuovo cantante viene reclutato Dez Cadena. Dez Cadena era un fan di vecchia data dei Black Flag. Ma con quest'ultimo non ci saranno nuove registrazioni, se non delle rivisitazioni di tracce vecchie. Cosa vuol dire? Nella raccolta che pubblicheranno, che si intitola Everything Went Black, troviamo le stesse tracce registrate da Ron Reyes e anche da Morris, quindi le tracce vecchie dei Black Flag, sovrascritte da Cadena. Cioè la voce di Cadena va a sostituire la voce di Reyes e di Morris con la stessa identica base musicale sotto. Quindi con questo nuovo ingresso di questo nuovo cantante non abbiamo sostanziali modifiche per quanto riguarda la musicalità del gruppo, abbiamo solo date in giro, concerti vari. Tanto per cambiare, anche Dez Cadena decide di non cantare più, non lascia il gruppo però, ma decide di passare alla chitarra ritmica, in quanto siccome Cadena non era mai stato un cantante e doveva urlare sempre tutte le canzoni, perché le canzoni di Black Flag erano quasi tutte praticamente urlate, anche quelle di Morris, molto difficile da cantare perché è in timbro particolare, Cadena si stava rovinando le corde vocali, stava rovinando la voce, dunque chiede di passare alla chitarra ritmica. Proprio mentre si esibivano ancora con Cadena provvisoriamente alla voce, erano in cerca di un cantante fisso, quando si esibiscono a Washington vedono nel pubblico questo ragazzo che si chiama Henry Garfield. Henry Garfield era il cantante degli SOA, una band di Washington, ed era grande amico di Ian MacKay, leader di Minor Threat. Henry Garfield chiede a Gin, ai Black Flag, se potevano suonare Clocked In, che è una canzone che parla di lavoro, perché di lì a poco Garfield sarebbe dovuto andare al lavoro. Loro stanno per attaccare a suonarla, e quando come racconta in un'intervista, guarda il microfono così come tipo come per dire ti prego fatemi cantare,
Allora lo fanno salire sul palco e gli fanno cantare Clocked In. Il gruppo rimane assolutamente sbalordito dalla performance di questo ragazzo, per la sua presenza sul palco, la violenza con cui canta le canzoni, ma anche come davvero riesce a intrattenere il pubblico. E viene immediatamente reclutato. Inizialmente questo, inizialmente Garfield ha qualche dubbio, ma dietro consiglio dell'amico Ian McKay, come dice, dovevo aspettare Ian McKay che mi desse il semaforo verde, decide di entrare nei Black Flag come cantante e cambierà il suo nome in Henry Rollins. Henry Rollins porterà una ventata d'aria fresca all'interno del gruppo. Inizialmente si limiterà a cantare, non collaborerà più di tanto alla stesura delle canzoni in Damaged, anche in My War, ma successivamente diventerà un frontman fatto e finito. Le redini del gruppo passeranno da unicamente da Greg Ginn, le redini del gruppo si divideranno, se ne divideranno Greg Ginn e Harry Rollins, in quanto Greg Ginn è comunque sempre il leader storico della band, il, diciamo il capo tra virgolette, il capo ufficioso, ma il vero frontman, la vera presenza, l'anima di Black Flag è Harry Rollins, in quanto come viene detto nel documentario Hardcore the History of American Punk Rock, quando Rollins è entrato nei Black Flag si sono fusi insieme, poiché Rollins quando collaborerà in seguito alla stesura delle canzoni, ma soprattutto diventerà un artista completo, e i concerti di Black Flag, oltre a essere concerti di musica chiaramente, diventeranno anche concerti parlati. Rollins terrà dei discorsi, anche di pezzi anche registrati. Black Flag registrano anche CD come Family Man, che sono nei due lati, cioè nel lato A solo Rollins che parla e nel lato B solo pezzi strumentali. Quindi abbiamo nel 1980 una rinascita, la genesi di un gruppo sia hardcore, ma che ha sempre camminato in modo indipendente, ha sempre sviluppato e modificato il proprio stile musicale su una lunghezza d'onda totalmente diversa dalla realtà del tempo. A questo punto, nel 1981, abbiamo una formazione a 5. Harry Rollins alla voce, Greg Ginn alla chitarra, Dez Kedin alla chitarra ritmica, Chuck Dukowski al basso e Robo alla batteria. Questa formazione registra nel 1981 il primo album intero, diciamo, il primo full, che è un album che è entrato, che veramente di diritto entra nella Hall of Fame dell'hardcore, in quanto perla, pietra miliare del genere. Si tratta di Damaged del 1981. Damaged del 1981 è un album assolutamente completo, viene considerato uno dei migliori album hardcore di tutti i tempi, soprattutto per la costruzione delle musiche. Le canzoni sono puramente hardcore, non particolarmente veloci, a parte Spray Paint, che è l'unica eccezione, l'unica scheggia. Abbiamo delle tracce dalla prima, che è Rise Above, all'ultima, che è Damaged One, scritta, l'unica traccia dell'album scritta anche da Rollins. Canzoni che cattive, rabbiose, cioè la voce di Rollins è urlata veramente. Queste canzoni sono l'esasperazione impressa in un disco, ma alcune sono veloci e urlate e cattive, altre sono veramente che ti esasperano, le ascolti, sono fastidiose, ma fastidiose in senso buono, comunque molto trascinate, le senti, e il tutto condito ovviamente dalla chitarra di Greg Ginn, stridente, fastidiosa, che la senti qua dietro nel coppino, sembra che ti stiano infilando un punteruolo di ghiaccio dietro lungo la spina dorsale. I brividi fa venire quella, i brividi, è veramente agghiacciante, ma non in senso agghiacciante che è brutto, agghiacciante in senso buono, ti mette in soggezione quell'album, ed è un album comunque assolutamente completo e perfetto. Questo album avrà dei problemi a essere pubblicato, in quanto ci saranno delle dispute legali con una sussidiaria dell'MCA Records che doveva pubblicarlo. Questa sussidiaria diceva che l'album era
voleva mettere, insomma, il logo, diciamo, quello tipo quello del PMRC, quello del controllo, perché c'era il linguaggio scurrile, eccetera, eccetera. E quindi i Black Flag saranno per qualche anno a venire al centro di dispute legali con questi con questa sussidiaria dell'MCA, proprio per il fatto di royalties della pubblicazione del CD, che poi comunque verrà pubblicato comunque con la SST Records di Greg Ginn. Dopo la pubblicazione di Damaged, i Black Flag partono in tour per l'Inghilterra con i Minute Men. Il problema è che al ritorno il batterista Robo verrà trattenuto alla frontiera per problemi di passaporto e sarà costretto a rimanere in Inghilterra. I Black Flag invece ritorneranno in patria negli Stati Uniti, ma rimangono senza batterista e sono costretti a cercarsene un altro. La scelta cade inizialmente su Chuck Biscuits, ex batterista dei DOA, ma in seguito verrà allontanato poco dopo, in quanto gli altri mal sopportavano il suo carattere. Di conseguenza viene reclutato Bill Stevenson dei Descendants, in quel periodo temporaneamente sciolti a causa degli impegni scolastici del frontman Milo Ackerman. Dopo aver reclutato Bill Stevenson, avviene una profonda frattura all'interno della band, in quanto Chuck Dukowski, lo storico bassista, decide di lasciare il gruppo. In verità era Ginn a volerlo allontanare, poiché sentiva di non essere poi più così, sentiva di non riuscire più a mescolarsi con Dukowski, per quanto riguarda ovviamente la musica, poiché Ginn stava evolvendo il suo stile. L'hardcore e la musica di Black Flag stava pian piano maturando, stava diventando molto più complessa, mentre Dukowski era ancora aveva una personalità molto frizzante, legata all'hardcore vecchia scuola, canzoni molto veloci e immediate, e soprattutto secondo Ginn non cresceva tecnicamente. Fu una decisione veramente sofferta, ma alla fine toccò a Rollins dare la notizia a Dukowski che era stato allontanato dalla band. A questo punto il nuovo bassista è una ragazza. Questa ragazza è Kira Roessler, che aveva già avuto in precedenza una storiella con Harry Rollins, casualmente. Kira Roessler è senza dubbio una bassista di incredibili capacità tecniche, molto superiori a quelle di Dukowski, e al tempo stesso con una personalità molto più posata, molto più rilassata. Era una bassista le cui linee di basso, appunto, erano uno sfondo perfetto, un condimento perfetto per le chitarre di Ginn, che in quel periodo stavano subendo una trasformazione. Cosa significa? I Black Flag dopo Damaged evolveranno il loro suono. Questo sarà ancora più evidente con l'uscita di My War del 1983. In My War troviamo Ginn che suona sia le parti di chitarra che le parti di basso, in quanto Dukowski era già stato allontanato. Piccola nota: Dukowski non parteciperà più come bassista, non suonerà più nella band, ma rimarrà sempre come rodio, comunque come promotore del DIY, delle promozioni dei dischi. Collaborerà sempre in futuro con la band. In ogni caso, quest'album, My War, è un album che si discosta abbastanza dalle tematiche di Damaged, tematiche musicali. I temi sono sempre la paranoia, questo disagio esistenziale, il sentirsi morire dentro, l'isolamento, la schizofrenia, ma in chiave molto più noise. Abbiamo queste tracce, le prime 6-7 sono si riconducono abbastanza a quelle di Damaged. Abbiamo ancora un hardcore abbastanza tirato per i capelli, in quanto contaminato molto da questo grunge, che ancora di grunge non si poteva parlare, ma questo trash fastidioso. Mentre invece le ultime 3 o 4, se non sbaglio, sono canzoni da più di 6 minuti l'una. Ma veramente canzoni che tu ascolti, fai fatica. Io stesso ho fatto. A me piace My War, mi piace molto. L'apice è Damaged dei Black Flag.
ma My War è, queste canzoni sono veramente trascinate, le senti, ti danno fastidio, fai fatica, sei lì che ti mettono un'ansia, una paranoia incredibile addosso. Dopo la pubblicazione di My War abbiamo questo cambio di organico e successivamente anche Descadina abbandonerà il gruppo poiché verrà ritenuto superfluo dall'ingegnere, dal produttore del disco. Veniva ritenuto superfluo poiché le sue registrazioni di chitarra non erano più necessarie, in quanto asserì che la chitarra di Gin bastava e avanzava. Nel 1984 abbiamo una formazione così composta: Harry Rollins alla voce, Greg Ginn alla chitarra, Kira Roessler al basso e Bill Stevenson alla batteria. Il 1984 è inoltre un anno ricco, veramente molto ricco di eventi per i Black Flag. È un anno molto prolifico in quanto assieme a My War, che è 83-84 diciamo, vedono alla luce altri due full, due CD interi, due LP, che sono Family Man e Sleep It In. Family Man è un album simile ma diverso a My War. È un album che non è facilmente digeribile, assolutamente. È un album introspettivo, è un album che il caos interiore si vede, è evidente, dalla copertina. Già dalla copertina si può vedere l'esasperazione nelle tracce. La particolarità di Family Man è che si tratta di la prima parte tracce a solo vocali da parte di Harry Rollins, spoken word si chiamano, mentre invece le ultime tracce, il side B, sono 3 o 4 tracce strumentali, completamente strumentali, non cantate. Questi generalmente le tracce strumentali venivano usate dai Black Flag come apertura per i concerti, mentre invece le tracce di spoken word di Rollins come intermezzo. Grazie a queste spoken word e anche a queste tracce strumentali, i Black Flag creeranno degli show dal vivo memorabili, dei veri e propri spettacoli, intrattenimento puro, con il pubblico che si prendeva a spallate e violenza gratuita durante le canzoni e adorazione completa e orecchie aperte quando Rollins parlava. Un profeta. Rollins era un profeta quando parlava. Subito dopo Family Man abbiamo Sleep It In. Sleep It In è un album completamente diverso. È un album con solo tracce musicali, dalla prima traccia che è Sleep It In fino all'ultima. Ci sono tracce molto apprezzate dai fan, abbiamo una specie di ritorno all'hardcore, soprattutto la traccia Sleep It In e Black Coffee è una delle più famose, ma anche My Ghetto è molto bella, My Ghetto, e abbiamo un ritorno all'hardcore dei primi tempi, molto contaminato dal metal. Si vede che Black Flag ormai hanno preso una direzione, soprattutto Gin ha preso una direzione musicale totalmente diversa da quella dei primi tempi, di quella con Reyes e con Morris, però almeno qui almeno qui Black Flag girano la testa, si guardano alle spalle un attimo, e su questo i fan sono abbastanza contenti, anche se la critica tante volte non giudica molto bene quest'album, lo giudica un riciclo, un hardcore tirato a fatica, tirato per i capelli. Io non sono assolutamente d'accordo. Il genio di Black Flag era Greg Ginn, era uno sperimentatore. Dire a Greg Ginn di rimanere bloccato nel genere che aveva iniziato sarebbe stato impossibile. Era un vulcano di idee, uno sperimentatore, e Rollins lo ha sempre supportato. Rollins ha sempre collaborato con Ginn più degli altri componenti. Questa grande intesa tra musicalità e discorso e parole è stato un rapporto che non si vedrà mai più, perché io non l'ho mai visto in altri gruppi, almeno hardcore. Nel 1985 abbiamo un'ulteriore evoluzione musicale del gruppo. Esce Loose Nut, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella contaminazione metal del gruppo, un album abbastanza mediocre se paragonato agli altri, forse quello che mi ha entusiasmato di meno dei Black Flag, assieme al successivo che citerò, e
abbiamo successivamente a Loose Nut l'abbandono di Stevenson dai Black Flag, poiché Stevenson lascia i Black Flag per riformare i Descendants con il ritorno di Milo Åkerman alla voce. Poco dopo anche Kira Rösler lascerà il gruppo, la bassista, in quanto ha dichiarato in un'intervista che dopo aver visto la copertina di Sleepy Teen, che raffigura, come vi ho fatto vedere, una suora che abbraccia la gamba di un uomo, ha pensato che il gruppo stesse prendendo posizioni misogine, anche se non era assolutamente così. Ma a lei aveva avuto questa impressione, allora semplicemente ha detto agli altri: ma se odiate le donne, io cosa ci sto a fare? Questo e altri motivi causarono l'allontanamento di Rösler dal gruppo. A sostituire Bill Stevenson viene reclutato Anthony Martinez, e a sostituire Kira Rösler viene reclutato un bassista dal nome impronunciabile che è Sel Revuelta, se si dice così, con questa formazione registrano l'ultimo album dei Black Flag, che è In My Head, che rappresenta la definitiva e ultima evoluzione stilistica dei Black Flag, contaminata da questo proto blues metal strano. In questo album i Black Flag non si possono più incasellare in un genere, si può parlare solo di alternative, poiché si può dire che le continue sperimentazioni di Ginn hanno fatto perdere i Black Flag abbastanza identità musicale. Sono canzoni molto difficili da ascoltare, sono album, gli ultimi due album, In My Head e Loose Nut, sono album, ma soprattutto In My Head si tratta di un album molto sperimentale. Anche Rollins risulta essere meno incisivo, molto più carismatico, perché ha guadagnato e imparato molto con gli anni come frontman, ma molto meno incisivo. Sembra che si sia un attimo i Black Flag sono amalgamati troppo e si sono un attimo distesi. Anche in quel periodo delle leggende viventi, si potevano permettere di sperimentare, ma forse Ginn qua ha osato troppo, ha osato un po' troppo. Dopo aver pubblicato un album live che si intitola Who's Got the Ten and Elf, abbiamo lo scioglimento del gruppo nel 1986. Lo scioglimento del gruppo avviene in una maniera abbastanza strana. Uno dice: chissà come si sono sciolti Black Flag, sono stati la band praticamente tra le più importanti. Semplicemente Ginn si stufò del gruppo. Decise comunque, più che si stufò, decise che era ora di smetterla, poiché i Black Flag erano rimasti principalmente senza la cultura che li circondava, in quanto per motivi anche politici, che poi andrò a spiegare in un video a parte, c'era stata la rielezione di Ronald Reagan come presidente, quindi un profondo scoraggiamento generale nelle mentalità di tutte le band hardcore del periodo, ma anche e soprattutto da un calo di fan e di affetto verso il gruppo. E Ginn sentiva che si stava perdendo a sperimentare, non sapeva neanche lui dove stava andando, diciamo, aveva preso una tangente e non riusciva più a ingranarla retro. Di conseguenza Rollins racconta che era seduto su un camion agosto-settembre dell'86, riceve una chiamata al telefono, era Ginn che semplicemente gli disse: ti chiamo perché ho deciso di lasciare i Black Flag. E Rollins rimane un attimo così, dice: ma questo è il tuo gruppo, l'hai creato tu, è il tuo bambino, diciamo. E Ginn dice: sì, ma io me ne vado lo stesso. E semplicemente questa fu la fine dei Black Flag. L'ultimo storico concerto dei Black Flag si tenne il 27 giugno del 1986 a Detroit. I Black Flag possono essere considerati come i queen dell'hardcore punk, anzi io dico del punk in generale. Sotto l'etichetta di Ginn, la SST Records, erano sotto contratto gruppi come Bad Brains, Descendants, Husker Du, Meat Puppets, e in seguito gruppi come Soundgarden e Sonic Youth, gruppi post grunge, proto punk, proto grunge, cose così, ma sempre gruppi che si affidarono sempre a questa etichetta indipendente. Molti gruppi grunge
Lo stesso Kurt Cobain cita My War, l'album My War, come influenza, in quanto My War si può considerare il primo in assoluto album grunge mai pubblicato, ancora prima dei Nirvana. I componenti, dopo aver sciolto i Black Flag, prendono strade differenti. Greg Ginn continuerà la sua carriera di musicista, ma principalmente diventerà un produttore musicale con l'SST Records, che tutt'oggi, grazie a Dio, rimane l'ultimo baluardo del DIY al mondo. Perché se stiamo a guardare la Epitaph di Brad Gurewitz, perdiamo la strada di casa. Harry Rollins, anche lui continuerà la sua carriera musicale con la Harry Rollins Band, che è tuttora attiva, diventerà anche un attore di film di serie B. Non cadrà mai nella commercialità Harry Rollins, farà programmi molto particolari. Harry Rollins, lo potete vedere su Sky, Harry Rollins che viaggia per il mondo, a vedere le usanze di tutto il mondo. Comunque, non c'è dubbio che i Black Flag sono stati il punto di forza dell'hardcore, ma anche il baluardo di un genere veramente passato in sordina. I Black Flag hanno saputo reinventarsi a ogni disco era diverso dall'altro, anche se stilisticamente l'evoluzione può aver allontanato i fan di vecchia data, quelli che erano affezionati ad Amaged e anche abbastanza My War, che My War è con un braccio legato a Damaged e con l'altro tende la mano agli album successivi, a Slippin', proprio è un ponte, diciamo. Abbiamo un gruppo beh, assolutamente non si può dire solido, perché ci sono stati tanti di quei cambi di formazione, forse ne avrò saltato anche qualcuno, probabilmente. Quindi se ne ho saltato qualcuno, se ho sbagliato qualche componente, fatemelo notare, non c'è nessun problema. Ma soprattutto l'eredità di Black Flag è di aver lasciato questa musica incredibile, difficile da ascoltare, posso capirlo, ma assolutamente diversa da tutte le altre realtà del periodo, anche dagli stessi Minor Threat, dai Bad Brains, erano una musica completamente differente. E quello che ha fatto, che ha permesso ai Black Flag di portare in giro la loro bandiera nera, è stato il fatto di aver viaggiato in tutta l'America, in Canada, aver avuto l'opportunità di andare in Europa, cosa non molto usuale nei gruppi hardcore. Ovviamente uno dei tratti più caratteristici del gruppo è il logo, queste quattro barre nere con il nome Black Flag, che dovrebbero rappresentare, diciamo, quattro pistoni che lavorano simultaneamente. E questo è stato disegnato sempre da Raymond Pettibone, il fratello di Greg Ginn. Ed è incredibile come queste quattro semplici barre disegnate in maniera scalata diano realmente l'impressione di quattro pistoni in movimento, stando a quanto racconta Rollins, a dare l'idea di un lavoro a ciclo continuo. Si sa, i Black Flag erano conosciuti anche da colleghi e da sale prove, eccetera, eccetera, per essere degli stacanovisti. Un produttore musicale, che ora non mi ricordo assolutamente il nome, ha lavorato con Bad Brains e anche Beastie Boys, racconta che i Black Flag affittarono la sala prove nel Natale del 1984, la mattina di Natale dell'84, ad esempio. Oppure altri aneddoti, come racconta Rollins, di concerti violentissimi, soprattutto anche grandi attriti con la polizia. I Black Flag sono stati perseguitati dalle forze dell'ordine in una maniera veramente pressante. Anche se spesso e volentieri, come testimoniano i membri del gruppo, erano spesso i tutori dell'ordine a enfatizzare il tutto. Non è che quattro stronzi musicisti si avvicinano a un poliziotto con scudo antisommossa e manganello e gli dicono fatti sotto. Era abbastanza difficile. Se avete la possibilità, o magari li caricherò io, da guardare veramente gli aneddoti che racconta Ronnie sui Black Flag, scusate, sono qualcosa di incredibile. Bene, questa recensione sui Black Flag è finita, questa seconda puntata è esaurita, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Se ho sbagliato qualcosa, se volete farmi notare qualcosa, volete semplicemente discutere di questo gruppo fantastico, inviatemi un messaggio personale o commentatemi pure il video. Ci vediamo, YouTuber!